Raccontare un secolo di storia con le canzoni, le immagini, la musica e le parole. Questo è l'obiettivo dello spettacolo L'Europa a 100 anni dalla Grande Guerra, che si è svolto venerdì 9 maggio al Salone del Libro di Torino, organizzato dalla Consulta Europea in occasione della Festa dell'Europa. Tra i tanti artisti e storici intervenuti, anche il cantante Simone Cristicchi, che ha presentato un piccolo brano del suo spettacolo Magazzino 18 sull'esodo istriano-dalmata. La fanfara della Brigata Alpina Taurinense ha aperto la serata con un brano jazz inedito che risale al 1917. Simone Cristicchi, perché un cantante si occupa dell'esodo? Perché fa uno spettacolo che si intitola Magazzino 18? Ma innanzitutto perché ho scoperto questo enorme patrimonio che noi tutti abbiamo a disposizione, che è la memoria. E quindi fin dal 2006 ho cominciato a raccogliere testimonianze, a registrare, a fare interviste, soprattutto agli anziani. Ho cominciato col manicomio per poi proseguire verso i ricordi e le memorie della Seconda Guerra Mondiale. Il mio secondo libro infatti si chiamava Mio nonno è morto in guerra, per approdare poi a questo capitolo della storia italiana che è poco conosciuto. Se ne parla nel confine orientale ancora oggi, nel nord-est, nella zona di Trieste, del Friuli, però il resto d'Italia ignora che cosa sia stato effettivamente questo esodo, l'esodo di 350.000 italiani che decisero all'indomani della Seconda Guerra Mondiale di lasciare la propria terra, che era stata ceduta come risarcimento di guerra alla Jugoslavia di Tito. Quindi l'artista in generale, l'attore, il drammaturgo, l'attore e il cantante, insomma, in questo spettacolo si mescolano fra loro e hanno creato, con la sapiente regia di Antonio Calenda, il musical civile, così l'abbiamo battezzato.